Wow, abbiamo incominciato uno show senza una sigla! Che pezzenti che siamo, mamma mia, che pezzenti proprio! Uno show senza una sigla! A proposito, se qualcuno ce la vuole realizzare la sigla per questo show, scrivete nei commenti, qualcuno di voi scriva nei commenti. Benvenuti e benvenuti in questo show che si chiama... Non ti ricordi il nome dello show? Chuck. Come? Chuck. Come? Chuck. Come? Chuck, Chuck. Azione. Vedete tutti questi oggetti? Beh, non ci hanno pagato, però alcuni li sponsorizziamo. Tutto quello che serve sapere lo troverete in descrizione. In descrizione. Tutto in descrizione. Cominciamo con il primo argomento dello show, ovvero i nostri giochi preferiti! Siccome abbiamo delle teste molto molto belle, wow! Ci siamo scritti il copione. E quindi lo dobbiamo leggere, quindi un poco di pazienza. Se no non capite niente, se... Parliamo a vanvera nell'infinito e oltre, quindi... Rossella, qual è il tuo gioco preferito? Bayonetta! Bayonetta è un videogioco del 2009 per PS3, Xbox 360 e nel 2014 è uscita per la piattaforma Wii U, sviluppata dalla Platinum Games e distribuito da Sega. Parliamo di questa trama del gioco. Bayonetta è l'ultima discendente dell'antico clan delle streghe Umbra. Umbra... Non ricorda tanto della sua giovinezza. E infatti viene liberata in una bara sul fondo di un lago. Un momento che cambia la battuta, prego. Anzi, più che cambia, legge la battuta, prego. Una volta uscita da questa bara, lei si ritrova in uno scontro millenario fra angeli e demoni. Perché ho detto battuta? Copione avevo detto. Dovevo dire copione, dovevo dire. Una volta uscita da questa bara, insomma, si ritrova in uno scontro millenario fra angeli e demoni. Nel frattempo, Bayonetta, per cercare tracce sul suo passato, si rende conto che deve trovare una gemma chiamata l'occhio destro. Questo occhio destro appartiene a un set che è chiamato gli occhi del mondo. E non ho detto niente, figurati, ho detto la trama. Che palle! Oh, è bellissimo. Basta, bellissimo. Adesso tocca a me, parlato troppo. Se volete le poppe, azione, Bayonetta è il gioco per voi. Assa fa mano, potevi dire questo prima. Volete le poppe, azione? Forza, ecco il gioco per voi. Oh, 2 secondi ci vuole, no? E questo è stato realizzato nel... Basta! No, tocca a me! Allora. Sognate di distruggere dei mostri titani, ma soprattutto scoppare! Questo gioco racchiude tutto ciò. God of War 3. Ok? Questo essere è un mio dio Kratos che distrugge, un mio dio! È inarrestabile in poche parole. Quindi se dovete giocare, se cercate tutto, ovviamente, con tutte queste cose che vi ho detto prima, poc'anzi, è il gioco che fa per voi. Grazie, grazie ancora una volta che suoni. E ora passiamo al prossimo argomento. Aspetta, Rossella, ma tu non sai che cosa c'è ora? Che c'è? Lo sai che cosa c'è ora? Che c'è? È il momento dello splash! Ok, bene signori, dopo questo video dello splash, che cosa c'è adesso? Non mi ricordo, che c'è? Pubblicità! Ah, è vero, la pubblicità, ci vediamo dopo!
Lui è Giorgio. Ha uno stomaco debole, ama la storia e sogna un mondo privo di cose cattive. Eppure è costretto a mangiare cose stomachevoli. Lui è Gaetano. Soffre di maniaco perfezionismo. Ama la matematica e sogna un mondo pieno di cose esteticamente belle. Eppure è costretto a vedere packaging e pubblicità orrende. Ehi là, ciao a tutti, sono la patata sospettosa e sono qui per presentarvi il piccolo e prezioso canale SBKN Penny. Lei è Penny e io sono essenzialmente la cosa migliore di questo canale, modestamente. Ma oltre alla mia affascinante e sospettosa presenza, in questo canale potrete trovare tutorial, con vlog, che poi sono i vlog che si fanno durante le fiere, haul, preferiti, acquisti e review. Insomma, un sacco di roba dedicata al mondo nerd. Se volete entrare a far parte anche voi dell'armata delle patate sospettose, non dovete fare altro che iscrivervi. Ti senti insoddisfatta dai soliti youtubers? Hai bisogno di qualcuno per appagare i tuoi istinti animaleschi? Chiama Sido. La Sido Hotline saprà soddisfarti. Uomini, donne e asessuati, chiama subito e solo per oggi riceverai in omaggio due banane, così una te la mangi. Sido Hotline, chiama 899-425-666-20. Il piacere ti aspetta. Per problemi di crollo anale, consultare la data di scadenza o informarsi attraverso il vostro youtuber di fiducia. Bentornati al nostro show che si chiama Chuck o Chuck Show. Insomma, sapete come si chiama, Chuck e basta. Vabbè. E adesso passiamo alla top 5 dei film che vi consigliamo. Il primo film che vi consigliamo è La città incantata, film del 2001, scritto e diretto da Hayao Miyazaki, ovviamente prodotto dallo studio Ghibli, come si dice? Guarda, c'è una battaglia su sta cosa, onestamente, dici Ghibli, magari qualcuno scrive nei commenti sta accende che ho qualche... Allora, diciamo dallo studio Ghibli, va bene? Ghibli, facciamo prima. È una storia davvero incredibile che vi lascerà completamente meravigliati. La ragazza che saltava nel tempo. Wow. Scusa, no. Sembra una cosa incredibile. Questo è un film d'animazione giapponese del 2006 prodotto dalla casa... No. Quale casa? Che poi chiama casa? A casa sua, quale casa? La casa di produzione è la Madhouse. Questa animazione è basata sul romanzo di Yasutaka Tsutsui. Che è Tsutsos? Che è Tsutsos? Tsutsui. Tsutsui, va bene, scusi, però suona male qua, quindi... Lasciamo stare e andiamo avanti. E questo anime rappresenta il seguito di questo romanzo. Passiamo alla trama. Makoto, una studentessa delle superiori, inciampa nel laboratorio di scienze della sua scuola. Urta vicino a un congegno che si accorge essere qualcosa che la fa viaggiare nel tempo. Per viaggiare nel tempo lei deve fare dei salti molto alti. E insomma, riassumendo tutto, lei viaggerà nel tempo, ma questo porterà a delle conseguenze che scoprirete soltanto guardando il film. Passiamo alla ricompensa del gatto. Miau! Altro film di animazione giapponese del 2002 dello studio Ghibli. Facciamo Ghibli, Ghibli. Questo è considerato un po' uno spin-off del film dei sospiri del mio cuore, sempre dello studio Ghibli. Ok. Dove due protagonisti che si trovano in questo film svolgono dei ruoli minori. Haru frequenta le scuole superiori e i suoi guai cominciano salvando un gatto che sta per essere investito da un camion. E questo, diciamo, le porterà ad entrare nel cosiddetto
Così dentro, così dentro, cunicolo senza via d'uscita. Salvando questo gatto che scopre essere il principe dei gatti, la porterà a una terribile conseguenza, ovvero a sposarlo, e quindi entrerà nel mondo dei gatti, e quindi tanti gatti, miau miau miau, se vi piacciono i gatti, 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 gatti. Ok, dopo che Rossella mi ha fatto due cojones così per ogni dettaglio di questa cosa, io accorcio subito dicendo l'ultimo film che più o meno consigliamo entrambi. Pokémon. Il primo ovviamente, non tutti gli altri che no, a me non mi sono piaciuti, quindi Pokémon Mewtwo contro Mew, o addirittura conosciuto come Pokémon il primo film del 1998, diretto da so che è il nome è complicato. Kunihiko Yuyama. Quello. Io sinceramente ho adorato tantissimo la voce di Mewtwo nella versione italiana. Chi lo doppiava? Volete proprio saperlo? Niente poco di meno che Mario Zucca. Ovviamente faccio i complimenti a tutti gli altri doppiatori italiani che hanno fatto parte di, diciamo, del cast di questo film, che comunque è bellissimo, anche la trama, tutto quello che volete. Quindi se siete curiosi, noi vi consigliamo questa top 5 di film, quindi andate a vederli, vi abbiamo detto i titoli, alcuni dettagli, lei diciamo è stata più dettagliata, io ho cercato di venire un poco incontro a voi per dire ok, questo è il film, vi piace? Andate a vederlo, capito? Quindi sì! Bruno, in realtà ci sarebbe un altro film da citare. Oh mio Dio! Poiché sono una azzeccata con i film di animazione, ma non solo, per questa puntata sarà così, perché così mi ispira. E così si farà? Questo è in realtà un lungometraggio, si chiama 5 cm al secondo. 5 cm! Ah, non è quel, non no, è quel genere! Parla, ah, non è quel genere. Anzi, scusate, perché dite la state 5 cm. 5 cm! Scusate, prego. Perdonami. Questo è il lungometraggio d'animazione giapponese presentato durante il Future Film Festival nel 2008 della Comics Wave. Il tema principale di questo lungometraggio è la distanza e il tempo che separa le persone. Passiamo alla trama! Questo lungometraggio si suddivide in una sorta di tre episodi, tutti e tre incentrati su due protagonisti, ovvero Takaki e Akari. Questi due abitano nello stesso posto, ma Akari si sposta e Takaki idem, continuando a scriversi attraverso delle lettere. E Takaki dovrà spostarsi nuovamente più lontano, così decide prima di andare via di vedersi, diciamo, un'ultima volta con Akari, vivendo piacevoli momenti di tensione, di bellezza, di cose varie. Dopodiché lui parte. Ma come andrà a finire? Cioè, finirà la loro storia? È finito questa storia, oh mio Dio! Sì, è finito. Assapamaron! Ok, adesso che abbiamo fatto due cose così, di questa cosa da Top 5, passiamo a un altro argomento. Passiamo a un altro argomento. YouTuber Story. Perfetto, siamo in un altro posto brutto, l'altro era meno brutto, questo è più brutto, diciamo. Quindi sicuramente ci vedete anche in un'altra forma, con uno scenario, uno sfondo che comunque sia lo sfondo dello splash. E questo qua sono stati realizzati da Incanto Nefasto. Troverete sempre tutto quanto in descrizione. Complimenti a Incanto Nefasto, soprattutto anche il logo ha fatto Incanto Nefasto, pure il logo dello show ha fatto, quindi squisita questa persona. Comunque, passiamo subito ai fatti. Cominciamo a guardare alcuni youtuber che qualcuno è famoso e qualcuno non lo è proprio, però è bello vedere, diciamo, i loro primi passi, insomma. Quindi cominciamo
Da questo personaggio, per favore, mi dia anche l'altra cosa. Grazie, graspode, se no lo sento un cacchio. Quindi, Randy, cominciamo dal primo. Sì. Salve, youtubers. Faccio questo piccolo filmato introduttivo per dirvi le ultime novità. Ebbene sì, mi sono tagliati i capelli finalmente, non ce la facevo più. Siccome in molti mi hanno chiesto la mail, perché vogliono mandarmi la mail, e allora ho deciso di crearne una apposta. Come vedete in sovrimpressione. Sì, come vedono sovrimpressione, cosa ridi? Yotobi@hotmail.it. E poi ringrazio un ragazzo di nome... Vabbè, lo lasciamo così. lo metto così, Ma dove guardi? Sono... Quello è El Sponsor, il proprietario, il creatore dei disegni del speed painting. Perché tutti dicono bravo Yotobi, no, il disegnatore è El Sponsor, come c'è scritto nelle informazioni. Sì, però dai, basta, muoviti. Comunque, dicevo, voglio ringraziare Gregorio Mattera perché mi ha creato un gruppo su Facebook, nonostante io abbia messo... Se avesse caricato oggi un video del genere, la gente subito l'avrebbe attaccato dicendo ma mostra subito quello che vuoi fare! Se andate nell'informazione del mio profilo, sulla sinistra dello schermo del mio profilo, c'è il link di Facebook. Quindi, ancora una volta, ringrazio Gregorio Mattera e chi vuole iscriversi si iscrive. Ok, perfetto. Possiamo cominciare alla famosa sigla... vecchia sigla. Vabbè, non vedremo tutti i video, ma giusto quello che vi presento oggi è una cosa ha cambiato look, visto? Ho mai scritto di tutto, speed painting, recensioni, non recensioni, cortissime, puttanate varie. Grazie alla mia assistente qui, saluta, ciao, è la sorella, ovviamente. Vi farò vedere un gioco di magia semplicissimo, però secondo me è abbastanza effetto. Allora, fammi vedere la mano. Ti do due carte non qualsiasi, due carte un po' particolari, una e due. Mm-hmm. Allora, queste carte sono un asso rosso di quadri, un asso nero di picche. E fiori. Io ora metterò fiori. E tu quando vorrai, assolutamente quando vorrai, mi dirai stop, io metterò l'asso nero lì, ok? Quindi è l'asso nero e l'asso rosso. Quando vuoi mi fermi. Va bene. Stop. Ok, noi prendiamo l'asso nero e lo mettiamo girato. Come vedete faccio dei movimenti lenti, così per farvi capire che non faccio niente di particolare nel mazzo. Come chiudo e basta. Ora facciamo la stessa identica cosa con l'asso rosso. Quando vuoi mi fermi. Stop. Ok, prendiamo l'asso rosso, lo mettiamo qui e come prima ci appoggiamo soltanto il mazzo sopra. E va bene. Se noi facciamo vedere le carte, possiamo notare che ci sono due carte rovesciate che sono l'asso e l'asso che hai messo. Ma tu non hai messo gli assi in una posizione normale. No, tu hai messo gli assi, i due assi, esattamente al fianco dell'altro asso rosso e dell'altro asso nero. E come è possibile? Dei quattro assi. Ci so fare, eh? Si so fare. È stato bravo. Ok, ma questo è stato il primo video. Complimenti. Sicuramente ancora gli piace molto il trucco delle carte. Allora questo lo chiudiamo. Perfetto, passiamo al prossimo youtuber. Che sicuramente alcuni lo ricorderanno. Più o meno. Vabbè, non possiamo vedere tutto quanto il video perché dura un po' troppo. Quindi cerchiamo una parte giusto per... Quindi vediamo chi lo riconosce, scrivete tutto nei commenti, mi raccomando, vediamo se lo riconoscete. Se vi sbavate sui pantaloni potete bestemmiare. Cominciate poi, senza senso, a spalmare il bianco, che all'inizio appunto non avrà un senso, ma darà questa trasformazione, anche questa cambierà. Ragazzi, questo è un tutorial avanzato, quindi prima di questo magari potete seguire altri tutorial come il mio, diciamo, basi. Possono insegnarvi cose molto più semplici. Questo non è facile, nel senso io sono messo molto, ho studiato molto per fare questo tutorial così, molto rapidamente, voi con la vostra mano. Proprio il bianco dovunque, nel senso. La vedo adesso molto ordinata, molto. Ecco. Ok.
fregatevene come nei cartoni animati che il vostro corpo è completamente colorato e la faccia è bianca, perché tanto non serve un cazzo. I pantaloni sono macchiati, va bene lo stesso. Prendere il rossetto, non so se si vede, ecco, completamente omosessuali. Questo, diciamo, è il trucco per far venire bene questa. Quando vi sentite veramente gay, avete messo abbastanza trucco. Come Edoardo d'altro. Adesso arriva la parte più bella. Al mio 3 arriverà nella mia mano uno scotch che apparirà molto magicamente. 1, 2, 3. Eccolo qua, si vede, si vede. Ecco, ecco, si vede. Ecco, si vede, ecco. Qui in teoria avete bisogno di un'altra persona. In teoria un'altra persona, se voi avete cane secco a casa è meglio. Ah, questa persona indossi un casco. Ma ecco, questa un video... è la persona che vi metterà lo scotch. Adesso vediamo se riusciamo. Allora, dovete mettere la prima parte avanti. Poi metti il giornato. Fai così, ok. Vediamo com'è. A fare il cane, ma. Atrocis. Ok, al mio 3 apparirà nelle mie mani. 1, 2, 3. Sì. Ciao Edoardo, è arrivato anche Edoardo. Io intanto continuo a fare il mio tutorial. Non si apre il gel. Intanto è diventato tutto blu. È troppo blu. Non si apre il gel. Ecco, ha aperto il gel che ha probabilmente più di 4 anni. Un gel giallo. No! Questa è l'ultima volta che potrò fare Edward Cullen, ragazzi. Ho appena ucciso il trucco di Edward Cullen. Guardate cosa ho fatto. Ho pestato il trucco di Edward Cullen. Sono un deficiente. Se vi sentite idioti, potete fare le facce di Edward Cullen, che sono... Questo è il tutorial per il trucco di Edward Cullen. Vabbè. Complimenti. Complimenti per il trucco, proprio, mamma mia. E ok, adesso passiamo ad un altro YouTuber che comunque abbiamo avuto il piacere di conoscere, ed è anche il nostro amico. Cade questo! Ok, passiamo a questo carissimo amico che conosciamo. Ciao ragazzi, benvenuti in Diablotech Channel. Allora, oggi voglio dirvi che non c'entra niente per il momento con il video gameplay dei giochi. Allora, volevo dirvi che la mia gamer tag su Xbox Live è Diablotech. Io gioco sia su Xbox 360 che Xbox One. Attualmente i giochi che ho su Xbox One per giocare in multiplayer sono Call of Duty Ghost, Rise of the Republic, Forza Motorsport 5 e FIFA 14. Se vi va di farvi una partita insieme, una chiacchierata, non c'è problema. Il mio nick è Diablotech. Abbiamo capito. Adesso, come finisce il video di presentazione, vi mando la dashboard in modo da farvi vedere bene, insomma. Così vedrete anche il mio super punteggio giocatore, fatti tutti i punti in maniera... Vabbè, saltiamo questa parte più o meno a 1.51. Allora, il video dashboard l'avete visto, così non potete tirare fuori. Non l'abbiamo visto, ma non so il nick, non avevo capito come ti scriveva Diablotech. Ora l'avete visto, bello in dashboard, e così ora vi aspetto per farci una partita online insieme, se vi sta bene. Se non vi sta bene, mi aggiungete lo stesso. Grazie ragazzi, continuate a seguirmi nel mio canale, che arriveranno anche domani altri video gameplay di Dead Rising, Forza Motorsport. E poi prossimamente arriveranno anche video gameplay di PS4 e PS3. Okay? Ok? Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima, Diablo. Bello, alla prossima, Diablo. Rockerò la bestia. Ok, abbiamo finito con questa sezione. Spero che vi sia piaciuta. Ringraziamo nuovamente Incanto dei Passi per averci realizzato quei fondi, il logo di nuovo, la ringraziamo, questa persona, una donna, vi ricordo, è una donna, non è un uomo, è una donna. Ok, dopo aver specificato il sesso, possiamo ritornare allo studio di prima. Giusto? Giusto. Vi è piaciuto?
Tutto quello che abbiamo fatto, mostrato, informato, detto, e chi più ne ha più ne metta, troverete ogni dettaglio in descrizione. E vi lasciamo con una domanda. La community italiana vi piace o non vi piace? Oltre al sondaggio, lasciate un like o un dislike dandone motivazione nei commenti. Vi abbiamo fregati, hater! Ma soprattutto fateci sapere se vi è piaciuto lo show o meno attraverso un commento o una condivisione. E basta! Basta! Perché il like o il dislike è per la domanda di prima. Seguiteci su tutti i nostri social e a presto! Ciao!